Ta-dam! Oggi voglio zoomare l'inizio del mio video facendovi vedere in telecamera uno dei prodotti di cui vorrei parlarvi oggi, la famosissima crema alla bava di lumaca. Benissimo, amiche. Allora, quest'oggi volevo parlarvi di questa crema, la bava di lumaca, perché? Perché è un prodotto che sto utilizzando io. Allora, io avrei voluto iniziare il video in maniera, diciamo, un po' più esplicita e diretta, iniziandovi proprio a parlare di questo prodotto. Però c'è qualcosa che non va. Come dire? Allora, non mi piace quello che sta succedendo in rete. Quando trovo dei video in cui non si parla altro che se non di sponsorizzare dei prodotti o dei marchi, dei brand molto famosi e molto costosi che continuano ad avere un inci molto pesante e quindi che hanno delle sostanze nei loro ingredienti, tra i loro ingredienti che fanno molto male alla pelle, quindi che danneggiano il nostro sistema endocrino, modificandolo radicalmente e contenendo ovviamente anche appunto dei composti e delle sostanze cancerogene. Parlavamo una volta, si parlava di parabeni, etilparaben, metilparaben, propilparaben, eccetera, eccetera, che sono degli elementi che, diciamo, dei conservanti che venivano utilizzati dalle grandi industrie a basso costo per poter appunto mantenere integro i loro prodotti per più tempo, per molto tempo. Tutto questo a danno proprio dell'acquirente, quindi di noi, popolino, che acquistavamo queste creme, questi shampoo, questi oli, questi prodotti tra i vari scaffali da, diciamo, dappertutto, quindi supermercati, farmacie, eccetera, eccetera. Fortunatamente si è stati, diciamo, ci si è sensibilizzati proprio perché appunto venendo a scoprire la dannosità di questi ingredienti sono stati appunto ritirati da molti brand. Però quando io vado a leggere, e qua mi viene veramente, rimango basita, vado a leggere, vado a scoprire che la paraffina liquida, l'ingrediente così noto nell'inci in cui appunto viene riportato come paraffinium liquidum in quantità dell'80% viene contenuto in un prodotto che serve per la pulizia e la detersione di un bambino, quindi di neonati parliamo, di un noto marchio che non sto qui a citare ma che ho buttato ultimamente, e là mi viene un attimino il nervoso perché, cioè, sapete che i composti del petrolio fanno male, voi continuate a metterli, continuate a, diciamo, a lucrare sopra anche dei bambini a questo punto, perché continuate appunto a far intossicare le persone che utilizzano questi prodotti. Vabbè, questa era una parentesi. Comunque, quello che non mi piace in rete, cosa succede? Che io vado a vedere una YouTuber che ha 285.000 iscritti, non faccio nomi, non mi interessa, non voglio fare polemiche, e che ha quindi tanti follower, tante persone che la seguono, e lei non fa altro che sponsorizzare e dare per miracolosi i prodotti di alcuni brand famosissimi, ma sono prodotti ricchi di petrolati, paraffine, siliconi, OGM, quindi sostanze geneticamente modificate, triclosan, EDTA, insomma, vi potrei fare un elenco enorme, non perché io sia esperta assolutamente, ma semplicemente perché mi sto iniziando a sensibilizzare, sto iniziando a leggere molto e sto iniziando a capire l'importanza di acquistare con criterio e con coscienza. Quindi leggendo gli inci, in che modo? Niente di particolare. Leggendo gli inci, non so se sapete ovviamente che gli inci sono, appunto, non è altro che l'elenco ingredienti contenuti in un prodotto, quindi devono essere messi proprio per norma di legge, e iniziando a leggere, quindi avendo una tabella che si può reperire anche su internet e mettendo ad esempio uno dei miei vari prodotti che avevo in bagno, no? Ultimamente ho iniziato a leggere gli ingredienti, ho iniziato a scrivere ad esempio, vabbè, no, EDTA per vedere che cosa fosse, se fosse dannoso o meno, e ho visto che molti, quindi forse il 90% dei prodotti che avevo in casa sono tutti prodotti dannosi. Cosa ho fatto in questi ultimi 15-20 giorni? Tac, boom, ho buttato tutto e ho iniziato veramente a credere di poter fare qualcosa per cambiare
ciò che ci danno, cioè scegliere in maniera consapevole e iniziare soprattutto ad informarmi e leggere gli inci dei vari prodotti. Quindi poi fatta questa premessa, quindi non mi piacciono le ragazze che hanno milioni, milioni, milioni di iscritte che non fanno altro che seguire le indicazioni che danno in maniera sbagliata, cioè leggono, danno per miracolosi, quindi anche per addirittura, perché no, dicendo che fanno bene questi prodotti, che hanno i grandi brand dietro i marchi, perché ovviamente loro vengono pagate, perché vengano sponsorizzati, quindi non c'è più un discorso distaccato, non c'è più un discorso oggettivo distaccato da parte della YouTuber che ti elenca una serie di prodotti. Lo fa perché? Perché deve sponsorizzare i brand che la pagano, che comunque dai quali trae beneficio ovviamente. Magari una volta nei suoi video vedevi le sue recensioni negative, avendo provato un prodotto ti avrebbe potuto dire no, non mi piace, non va bene, adesso tutto fantastico, tutto va bene, tutto è miracoloso, solo perché queste grandi aziende inviano a loro, ce ne sono tante in rete, questi pacchetti, no? Con creme, bagnoschiuma, sieri per il viso, insomma, che non sono altro che schifezze piene di paraffine, siliconi, eccetera, eccetera. Non vi sto qui a dire. Vabbè, comunque, io fino a quest'estate compravo anche prodotti Kiko di tante altre marche, insomma, normali, quelli comuni. Adesso voglio essere più consapevole e coscienziosa e voglio iniziare a capire qualcosa, a leggere e a comprare soprattutto prodotti naturali, biocertificati e che comunque, insomma, abbiano un inci quantomeno accettabile. Fatta questa premessa, bava di lumaca. Che cos'è la bava di lumaca? Allora, si è scatenata una vera e propria corsa all'acquisto di questa crema, perché pare che sia un elemento, diciamo, ricco diciamo, il liquido che secernono le lumache, perché è un liquido, pare che contenga dei componenti che sono anche stati riscontrati nella pelle umana, nell'epidermide, quindi parliamo di collagene e di elastina. La bava di lumaca, dunque, la bava di lumaca, quella che sto utilizzando io in questo momento, è della ditta L'Artigiana del Naturale, che si può reperire presso il laboratorio di Senigallia, Ancona, il laboratorio naturale. Perché mi piace questa crema? Intanto perché, come dicevo, quindi le lumache hanno questo particolare liquido, loro, no? Questa, quindi, ricco di collagene e di elastina, che è stato riscontrato ovviamente anche nell'epidermide. Quindi loro che lo producono in quantità enormi, ovviamente sono un siero, un toccasana per la pelle dell'uomo, che è comunque sottoposta allo stress, all'azione dei radicali liberi e quindi all'invecchiamento. Questo specifico prodotto, quindi questa crema viso dell'Artigiana del Naturale, è una sinergia di componenti di olio extravergine di oliva bio, che è un'azione antiossidante, quindi anche idratante, come possiamo dire, quindi combatte anche l'invecchiamento, quindi anti-age, come dicevo, è la sinergia con anche l'elastina e il collagene, che sono diciamo ritrovate proprio in quantità molto molto elevate nel siero delle lumache, quindi questo loro liquido che secernono. Quindi io lo sto utilizzando da un po', è un ottimo diciamo un'ottima crema per la base per il trucco, quindi si può mettere mattina e sera, però ha un'azione molto tonificante, io direi. Tutti quelli che l'hanno provata mi hanno detto che tira, in effetti è abbastanza, e sembra quasi che vada a levigare le parti e quindi a tonificare, a tirare un pochino il viso, la pelle del viso, quindi ahimè io consiglio di metterla una volta al giorno. È indicata per le cicatrici da acne, ad esempio quelle adolescenziali o di età un po' più avanzata, che rimangono proprio sul viso e vengono levigate, perché viene rimossa la parte superficiale, quindi dell'epidermide, e viene praticamente fatto un massaggio naturale grazie all'elastina e al collagene che vi dicevo prima, e quindi è ottima anche per le cicatrici post operatorie, per esempio se ci sono delle cicatrici sul viso, va a levigare e quindi a tirare, fare questo effetto tensore, per se si può dire così. Quindi io la consiglio a tutti, è un prodotto che ha un inci molto buono, perché il laboratorio naturale fa soltanto saponi, creme, quindi latte d'asina, oli particolari, ma in maniera naturale, quindi non avrà paraffine, non avrà siliconi, tutte queste cose che fanno male proprio al viso, alla pelle in generale. Quindi la consiglio a tutti, è una texture non particolarmente
profumata, anzi direi proprio che non profuma, una caratteristica dei prodotti bio, quindi dei prodotti ecologici, come dire, no? Biocertificati, è questa che utilizzando non profumazioni particolari, quindi prodotti naturali, non possono profumare chissà quanto, se sia una crema, che sia un bagnoschiuma, che sia un sapone. Quindi sono prodotti naturali, biocertificati, quelli dell'artigiano del naturale, e altre marche, diciamo altri marchi che io adesso sto utilizzando, hanno diciamo le certificazioni di ICEA, appunto italiana, BDH tedesca per quello che riguarda la Benecos, quindi trucchi, e la Vegan OK, Nickel Tested, quindi sono prodotti molto importanti per chi ha problemi di allergia, sono Nickel Tested, quindi voglio dire. E c'è un altro prodotto che volevo anche farvi vedere, io sto iniziando ad utilizzare, ragazze, tutti i prodotti naturali. Perché mi voglio fare portavoce di questa cosa? Perché ci credo e perché ho buttato tutto. Ho detto, io i prodotti che avevo prima li ho buttati tutti, non mi fido più di niente, quindi voglio provare questi, mi trovo bene e comunque sono certificati, quindi meglio degli altri, sicuramente lo saranno al 100%. Allora, parliamo della Thea Natura. La Thea Natura è un'altra azienda che mi piace molto, che ho scoperto da un po', e fa ovviamente shampoo, creme, corpo, balsami, shampoo appunto delicati e quant'altro, e delle creme, e io in questo oggi vi faccio vedere il dentifricio di Thea Natura, che è il dentifricio all'argilla e salvia. Dentifricio all'argilla e salvia, mi piace perché è dolcificato con il malto d'orzo, quindi non ha saccarine, non ha zuccheri raffinati, nulla di tutto questo, e perché è un composto proprio di erbe. Abbiamo la componente dell'argilla bianca che ha una, praticamente rinforza lo smalto dei denti, poi l'olio essenziale di salvia che è tradizionalmente legata proprio all'igiene del cavorale, quindi va a rinfrescare, come dire, il vostro cavorale, gli oli essenziali di mirra e tea tree oil, quindi alla fine sono tutti composti naturali in una sinergia di prodotti che alla fine lasciano il vostro cavorale molto fresco e soprattutto pulito, e soprattutto con prodotti naturali, quindi rifaccio la parentesi. Quindi ricordo che è dolcificato con il malto di riso, buono buono buono. Io quando lavo i denti con questo, che è all'argilla e salvia della Thea Natura, ho l'impressione di masticare tipo una sabbiolina, ma è veramente molto molto gradevole, lo consiglio a tutti di provarlo. Se volete informazioni su questi prodotti potete scrivermi in privato, perché insomma mi fate sapere voi e io vi do indicazioni in merito. Un'altra nota, volevo farvi vedere sempre dell'artigiana del naturale, il burro cacao all'aloe. Allora, questo è un lucidalabbra composto appunto da prodotti naturali, quindi una sinergia di prodotti, di erbe, in questo caso c'è l'aloe, poi c'è il propoli, e olio extravergine oliva bio, c'è il miele, e quindi sono diverse fragranze a seconda insomma di quella che si preferisce. Quindi questi sono i prodotti di oggi, vi ricordo la bava di lumaca, la sto utilizzando, se volete informazioni fatemi sapere. Per oggi è tutto, penso di avervi fatto insomma questa grande premessa, ma ci tenevo, non ce la facevo più, cioè non si può, voglio dire, sì ok, tu fai video su YouTube, va bene, sei una grande, siete persone seguite, quello che volete, avete tanti follower, tanti iscritti, però alla fine il senso del vostro canale quale resta? Quello di aver dato un'indicazione corretta alle persone che vi guardano, o quella di aver arricchito ancora le file dei vostri sponsor, delle vostre aziende che vi sponsorizzano appunto e vi danno sorte e sorte di campioncini da recitare all'unisono, diciamo in maniera disparata, senza un minimo di emozione, senza averli magari provati o senza veramente credere nell'efficacia di quei prodotti. Non lo so, io mi interrogo, mi sento un po'... non mi piace per niente tutto quello che si vede in rete, non mi piace quello che si sponsorizza, non mi piace anche il fatto che tutti quanti, o perlomeno la maggior parte di voi, di noi, come i pecoroni vanno a inseguire il mass del momento e si lasciano veramente riempire la testa da tante fandonie, da tante cose non vere. Va bene, leggiamo in maniera consapevole l'INCI, almeno impariamo quali sono gli ingredienti fondamentali che non devono essere presenti tra i prodotti che andiamo ad acquistare. Io questo è il consiglio che vi posso dare, ci credo da un po', diciamo, magari per i primi 40 anni della mia vita avrò intossicato la mia pelle, spero che per la seconda parte, se Dio vuole, della mia vita riuscirò in qualche modo a disintossicare
intossicarmi, quindi a fare un processo inverso. In che maniera? Semplicemente acquistando dei prodotti naturali che per me siano biocertificati e comunque abbiano un INCI quantomeno accettabile. Ciao amiche del web, ci vediamo al prossimo video, arrivederci e iscrivetevi al canale.